Lautaro Martinez, man of the match ovviamente di questa partita, che ha parlato così al termine della sfida con Davide Bernardi, lo ascoltiamo. Una prova di forza ancora una volta clamorosa dell'Inter, per la terza volta 4 gol, 10 su 10 nel 2024, insomma diventa un po' ripetitivo parlare dell'Inter, però quanto significato ha questa vittoria stasera con 7 cambi rispetto all'Atletico? No, significa tanto per noi perché stiamo avendo una continuità importante, stiamo giocando un grande calcio, e chi entra, come dico sempre, chi non gioca, chi gioca dall'inizio, e niente, sono molto contento perché stiamo facendo insieme ai miei compagni un grande lavoro e dobbiamo continuare così perché questo ancora non è finito. Sei arrivato a 101, ma 100 gol in Serie A con la maglia dell'Inter, chiaramente che effetto ti fa, che significato ha, e se poi anche ne dovessi scegliere uno? Scegliere uno adesso è difficile, magari il 100, però sinceramente da che sono partito da casa mia a 15 anni non mi immaginavo vivere tutto questo, quindi è merito al lavoro, al sacrificio che ha fatto la mia famiglia da quando ero bambino, e sono grato a loro, è tutto per loro. Ecco, hai parlato del passato, sei arrivato a 22 gol quest'anno, hai già superato quelli dell'anno scorso, ancora una volta, da quando sei in Italia ti migliori ogni anno, ma qual è il segreto? Perché in pochissimi riescono a farlo. Il segreto è lavorare ogni giorno, lavorare, cercare di migliorare, cercare di dare una mano ai compagni di tutti i punti di vista, e niente, sono contento, devo continuare a crescere perché ancora sono giovane, ho tanto margine di miglioramento e sono contento per questo presente, ma ancora non abbiamo niente in mano. Senti, Higuain e Immobile erano a 24 e 27 dopo 25 giornate quando sono arrivati a 36. Tu sei a 22, sei lì. Ci credi? Ce la fai? Ci proverò, dai. È importante, come dico sempre, che l'Inter deve vincere. Poi sicuramente questo è un numero che loro hanno fatto straordinario, io sto facendo il mio percorso, devo continuare su questa strada, sono contento perché tutti questi gol aiutano la squadra a portare punti a casa e devo continuare così. Ti faccio l'ultima, chiaramente bisogna parlare a fine stagione perché l'obiettivo di una squadra come l'Inter è sempre vincere, ma da quando sei arrivato, per quello che state dimostrando ogni domenica, è l'Inter più forte in cui stai giocando? Cioè, sicuramente che è un Inter che ha tanta continuità, che dopo, come ho detto già tante volte, dopo la finale di Champions, dell'ultimo percorso che abbiamo fatto alla fine, credo che l'Inter ha migliorato tanto, ha maturato tanto in tutti gli aspetti, però come ho detto prima non dobbiamo rimanere qua fermi, dobbiamo continuare, dobbiamo alzare il livello ogni fine di settimana, ogni settimana, ogni giorno, ogni allenamento, cercare di mettere in dubbio sempre al mister per quelli che scendono in campo, fare il meglio possibile per l'Inter.